Ciao followers, benvenuti in questa nuova seduta con YouGufo. Oggi vorrei parlare con voi di alcune notizie del calciomercato, vorrei parlare di questo accostamento che c'è alla Juventus di Zaniolo, notizie che arriva dalla Turchia. Vorrei parlare con voi del rosicamento nemico che viene dalle grandi menti di Pistocchi, dalle grandi menti di Zanetti, Javier Zanetti dell'Inter e di Francescone Toldo. Ragazzi, prima di iniziare a parlare di queste notizie, vi vorrei ricordare il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, lasciate il like e commentate, è molto importante. Grazie a tutti voi che vi state iscrivendo al canale, apprezzo molto il vostro supporto verso questo canale. Spero che possiate crescere insieme a me. Grazie ancora ragazzi, iniziamo la seduta del giorno. Vorrei parlare prima dell'amichevole che si è svolta in quel di Villar Perosa, dove la Juventus batte la Juventus Next Gen, risultato di 8-0, che non dice assolutamente nulla. Vi vorrei dire che l'unica nota positiva che io vedo è il ritorno in campo di Caio Giorgi, che ritorna in campo con una tripletta. Doppietta per Vlahovic, un rigore e un calcio di punizione malamente battuto, che un difensore molto marrano lì l'ha tirata lui stesso dentro, una deviazione fortuita. Però comunque Vlahovic ha giocato la partita, Milik pure è andato in gol, anche Yusen è andato in gol. Ragazzi, una partita che non vuole dire assolutamente nulla. Prima si giocava in villa, a Villa Perosa, quest'anno si è giocata allo Stadium. Quindi tutto questo folklore, questa festa familiare all'interno della Juventus viene un po' a scemare. Ad ogni modo, come vi dicevo prima, ottimo l'impiego dal primo minuto di Caio Giorgi. Perché? Perché questo calciatore veniva da un infortunio molto grave, dove si dicesse che addirittura poteva abbandonare il calcio, dove si diceva che adesso lui giocherà nell'Under 23 la prossima stagione per cercare di riprendersi un po' fisicamente. Non sappiamo se sarà a disposizione effettivamente della prima squadra o dell'Under 23, comunque solo il fatto che lui possa aver dimostrato che ancora può giocare a calcio già è un ottimo record, un ottimo traguardo per questo calciatore. Quindi bentornato al nostro Caio Giorgi. Altra notizia, si parla di Zaniolo alla Juventus. Ci sono effettivamente dei riscontri, sono andato a setacciare tutte le notizie che ci arrivano dai social. Effettivamente ci sono delle conferme che arrivano dalla Spagna, questo articolo c'è pure in Spagna, questo articolo c'è pure in Inghilterra, quindi potrebbe anche essere vero che la Juventus abbia sondato il terreno per comprare Zaniolo. Personalmente vi dico l'opinione che ha il gufo di Zaniolo. Ragazzi, a me non piace, è un calciatore che può fare la differenza però solo quando è motivato e quando si allineano tutti i pianeti del sistema Alfa Centauri, perché questo calciatore ha una mentalità un po', diciamo, un po' tagli e cuci, non lo so come si può dire, un po' strana. Quindi non lo so, a me non mi convince tanto, anche perché spero che la Juve possa investire dei soldi a centrocampo, però nella parte arretrata del centrocampo dove abbiamo più bisogno, qualcuno che sia pensante, qualcuno di quantità e di qualità. Che succede però, ragazzi? Che la Juve si dice abbia offerto 35 milioni di euro, ma se noi non abbiamo un euro, come facciamo a offrire questi soldi? Mi sembra molto strana. Questa notizia mi sembra una notizia un po' improbabile. Ad ogni modo, ce l'hanno passata e che rimbalza su tutti i social, anche esteri, quindi vediamo un po'. Io spero che non vada in porto questa notizia. Parliamo adesso dei rosiconi anti-Juve. Il primo rosicone che voglio menzionare è Javier Zanetti, il grande capitano dell'Inter, dove la Gazzetta si inventa una notizia nuova. Ieri ha parlato la Gazzetta di qualcosa di nuovo, mai successo prima. Per la prima volta si è parlato che Lukaku è una persona irriconoscente, è uno sfacciaspogliatoi, è una persona negativa, è un traditore, noi non ce l'aspettavamo, bla bla bla. E Zanetti per l'appunto si è lamentato di Lukaku, però è una cosa nuova, perché mai? Non è che Zanetti aveva detto le stesse cose 3-4 giorni fa e la Gazzetta aveva già fatto un articolo. No, questo assolutamente no. O che lo aveva detto un mesetto fa o 3 settimane fa. No, è la prima volta che intervistano qualcuno sulla Gazzetta che dice qualcosa di negativo sopra Lukaku. Effettivamente un applauso e mezzo alla Gazzetta, perché comunque fa un nuovo contenuto, perché a volte bisogna anche saper essere originali. Altro rosicamento che ci arriva dall'esterno è quello di Francescone Toldo. Si sente proprio il rumore del dentino del castoro che fa così sul polistirolo, così proprio lui dice:
Ai tempi si dice che Buffon è il numero uno, però ai tempi anche io ero a quei livelli, se non di più, perché a quei tempi il calcio era malato, a quei tempi il calcio era mal gestito, le cose non andavano come dovevano, c'erano illeciti che non ci hanno permesso di vincere quello che potevamo, bla bla. Allora lui fa un elenco di minchiate. Senti, Toldo, ti dico una cosa. Se io devo dire adesso facciamo una partita dove si va ai rigori, chi posso mettere per parare i rigori? Buffon e Toldo. Io chi scelgo? Effettivamente scelgo Buffon perché mi sta qui sulle epiglottiti a Toldo. Però se devo essere obiettivo, metto Toldo perché effettivamente sì, era più bravo a parare i rigori. Però per il resto ha detto un mare di stronzate perché Buffon, lui ha fatto un elenco di titoli, beh. Buffon ha vinto il doppio di scudetti di te, il doppio di Coppa Italia di te, ha vinto il doppio di supercoppe, coppette, quelle così, ha vinto il mondiale e tu dici che hai vinto la Champions League, però c'è una piccola differenza, lui il mondiale lo ha vinto da quasi pallone d'oro, ha vinto il mondiale da protagonista, da titolare indiscusso, da portierone dove potevano sparare pure con il bazooka, lui avrebbe parato di tutto. Mentre tu molti dei titoli che hai menzionato li hai vinti da spettatore non pagante nello stadio. Molte volte le hai viste pure da casa. Tu eri semplicemente in quel momento uno stipendiato dall'Inter. Neanche hai giocato molte delle partite che ti stai mettendo qui cucite sul petto. Quindi Toldo, facciamo una cosa, Toldo, fai così, ti faccio vedere come si fa, Toldo, con la mano. Toldo. Ah no, cazzo, ho fatto al contrario, dovevo fare così con la mano. Vedi, Toldo mi fa incazzare. Ragazzi, volevo far vedere un post di Pistocchi. Praticamente vi spiego cosa è successo. Su Twitter c'è un articolo di Pistocchi che parla di un acquisto del Napoli. E giustamente qui li fanno notare, gli dicono: guarda, Pistocchi, per farvi capire il livello di preparazione che ha il nostro Pistocchi. Questo è un post dell'anno scorso di Pistocchi, dove lui dice: in tanti sottovalutano il Milan campione in carica. Con Origi ha migliorato l'attacco. Con Adli ha preso un centrocampista di talento che può fare tre ruoli. Con Decateler un trequartista che fa gol e assist. E ritrova Ibra, che è il leader dello spogliatoio. Partiamo da qui, Ibra ha fatto due o tre partite perché si è rotto e c'aveva la sua età. Lo dico con rammarico, eh. Decateler, un trequartista che non ha neanche sentito il profumo dell'erba di San Siro. Adli non so chi è, mi sfugge che il Milan aveva questo qua, devo andare a cercare chi è sto Adli, perché io mi pensavo che era quello dei supermercati, Adli, no? Cioè una catena di supermercati, Adli. Vabbè, Origi ha migliorato l'attacco. Ha migliorato l'attacco, sapete perché? Grazie a Pioli che non lo faceva giocare. Se non gioca Origi, il Milan migliora l'attacco. Questo è il livello, no, delle sentenze che spara il Maurizione Pistocchi, no? Perché lui adesso fa un post dove dice il Pistocchione, ve lo faccio leggere. Niente da fare. Niente da fare, ragazzi. Io ve lo dico prima che leggo, non c'è niente da fare. Lo leggiamo insieme, però non c'è niente da fare, vi avverto. Lo scouting del Napoli fa un altro colpo e prende Jens Cajuste, 1999, 188H. Ma questo che è? Il codice per ordinarlo su Amazon. Centrocampista della nazionale svedese. Azzo. La pluridecorata nazionale svedese che comunque ci ha mandato a casa un anno per il mondiale, questo è vero. Visto e segnalato già nel Midtjylland, mezzala destra, fisico e tecnico ottimo. Ok, e lui fa questo post. Allora gli chiedono, la gente gli dice: senti, ma fammi sapere un po', c'è niente da fare, così, ma che cazzo vuol dire non c'è niente da fare? E lui non risponde, non lo dice. E tutti lo prendono in giro, gli fanno notare che lui ogni anno dice un sacco di boiate, ma la cosa più triste è che loro hanno comprato, andiamo sopra perché si vedono i nomi dei post, hanno comprato un calciatore che è 2 anni più vecchio di Fagioli, però loro dicono che è scouting, che è un nuovo acquisto, un prospetto per il futuro, va bene, va bene. Avete comprato il calciatore? A voi stessi state dicendo che è bravo? Che cazzo c'entra la Juve?
Ma perché dovete parlare sempre della Juve? Giuntoli solo alla Juve poteva andare. Adesso vi renderete conto. Prescritti, falliti, falsi in bilancio. Ma che cazzo c'entra? Godetevi a questo super campione, il prossimo pallone d'oro. Guardate qua nella foto che si vede, numero 40. Dov'è? Che maglia è questa? Del Reims, del Midland. Se lì aveva il numero 40, al Napoli, che numero li mettete? Fino al 99 arrivano i numeri, eh? Io comunque in ogni modo ringrazio Pistocchi perché si rende sempre protagonista di queste cose molto divertenti. Il bacio della morte, no? La sentenza che poi non si verifica mai. Se lo dice Pistocchi che è un calciatore ottimo, perché poi sotto lui nei messaggi lo dice: fidatevi, questo è fortissimo. Toccatevi i maroni. Ragazzi, ad ogni modo, che dire, la seduta con il vostro Yugufo finisce qui. Io... eccomi. Ragazzi, la seduta con il vostro Yugufo finisce qui. Io vi vorrei ricordare il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, lasciate il like e commentate. Io vi risponderò a tutti. Ad ogni modo, chi non si iscrive al canale ha la sindrome di Pistocchi. Ci vediamo nella nostra prossima seduta.